Guess it has been a minute, and the Southpaw ain't felt right without the pen in it. Sent from incentive and sitting submissive, but nothing bringing Jimmy back. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con questa bellissima e nuovissima MT10 a farci un giro nell'Oltrepò Pavese in direzione Passo Penice. Giornata bellissima, soleggiata, siamo avvolti in queste meravigliose colline, in questi meravigliosi campi tutti coltivati. È la prima volta che faccio questa strada, quindi vediamo un po' che cosa ci regalerà. Finti autovelox, penso siano finti. Che moto fantastica ragazzi, che moto fantastica. Premetto che la Hornet ce l'ho ancora, adesso in teoria è diventata di mio padre e la uso per fare avanti e indietro da lavoro. Questa qui me la tengo come moto tra virgolette definitiva ormai. Le strade iniziano a farsi sempre più serpeggianti. Che figato. Ho fatto quasi 100 km da casa, oggi è lunedì, sono a casa dal lavoro, di riposo. Allora ragazzi, parliamo un po' di questa MT10, una naked di derivazione Yamaha R1, quindi il telaio è della super sportiva 1000, motore crossplane 1000, sempre derivato dall'R1, da 160 cavalli, leggermente addolcito e con una spinta migliore ai bassi e medi regimi. Premetto che questa è la versione normale, quindi non la SP con le sospensioni semi attive Ohlins e mono Ohlins, anche quello, ma è dotata di quick shifter, che è quella la ciliegina sulla torta per questa moto definitivamente. Parliamo un po' di pregi, per quanto l'abbia usata decisamente poco. In primis, cosa possiamo dire? Il motore è un must su questa moto. È un motore unico che usa soltanto Yamaha, questo crossplane, che sarebbe un 4 cilindri in linea ma con scoppi tra virgolette irregolari, quindi ha una fasatura diversa dei soliti 4 cilindri giapponesi, che le regala quel tipico sound simile ai 4AV e le regala anche una coppia decisamente più fruibile ai bassi regimi in uscita di curva, quindi la moto ha più trazione rispetto a un 4 cilindri in linea normale. 160 cavalli non sono per niente pochi, ma grazie alle mappature, ai controlli vari, la moto è veramente veramente gestibile. Il gas è ride by wire, quindi è elettronico. È una figata, sembra veramente di usare un videogioco, perché non ha il caratteristico on-off dell'acceleratore a cavo. Altro pregio di questa moto è la comodità, una seduta abbastanza alta, una via di mezzo tra una enduro, tra un motard e tra una naked, quindi è abbastanza comoda. Vibrazioni non se ne sentono, è veramente comoda anche ad alte velocità. Protezione aerodinamica direi ottima, anche col cupolino, perché il proprietario precedente me l'ha fornita col cupolino già montato, supplementare. Pregi qua non possiamo neanche contarli, sono infiniti. L'estetica di questa moto è molto molto discutibile, perché o ti piace o non ti piace, cioè non ci sono alternative. Tra l'altro non vi ho detto che questa moto c'è anche il cruise control, ma adesso sinceramente non mi ricordo come si usa, devo controllare bene le istruzioni. C'è veramente tutto, la dotazione è completa, addirittura ci sono le manopole riscaldabili. E che dire, una moto completa e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo in confronto alle concorrenti. Qua vediamo dove cazzo devo andare. Dobbiamo andare di qua verso Bobbio, ok.
E poi al ritorno andiamo a Varsi a prenderci un salamino, perché è la città tipica del salame. Tanto qua le strade si fanno sempre più belle. E vabbè dai, adesso godiamoci un po' di queste curve e spero anche che il microfono riesca a catturare il sound della moto. Che figata, che figata. È una moto perfetta per il misto veloce, diciamo. Misto veloce, anche abbastanza stretto, perché comunque è la più compatta della sua categoria. Ha un interasse di solo 1,40 m, quindi molto flow, ragazzi, molto flow. Adesso ho la moto impostata con la mappa standard e il TCS sul secondo livello. Vogliamo parlare anche di qualche difetto di questa moto che ho riscontrato finora? Partiamo dall'attacca del carburante, che secondo me Yamaha ha fatto un po' una cazzata, perché ha fatto la prima tacca, quella diciamo quando il serbatoio è pieno, una tacca unica fino a metà serbatoio, e quindi ti fa credere nei primi 100 km che la moto è ancora piena, e poi arrivi a metà serbatoio che con le ultime tacchette piccoline che si spengono molto velocemente, diciamo, quindi non ti dà una percezione del consumo reale molto veritiera. Un altro difettino che ho notato è, ma più che difetto forse è il fatto che devo ancora prenderci la mano, è un po' l'erogazione del motore quando, oppure lo stacco della frizione, ancora non so, a bassa velocità, perché se tu lasci la frizione lentamente senza accelerare troppo, la moto ti strattona leggermente, forse è una caratteristica del motore, non lo so. Siamo immersi nelle colline, siamo tra l'Oltrepò Pavese, qui Valtidone, insomma, quindi siamo già quasi in zona appenninica. Qua un abitante della zona. Indicazioni per Bobbio, passo Penice, non possiamo sbagliare. Le sospensioni, nonostante non sia la versione SP, per un utilizzo stradale, sportivo, così, e anche per quanto riguarda le mie capacità, sono ottime, secondo me. Non c'è bisogno per adesso di avere sospensioni più dure. Non avrebbe senso irrigidirle a scapito del comfort, secondo me. Ah, che asfalto ballerino. Precisissima, tiene la traiettoria in una maniera incredibile. I cambi di direzione sono fulmini.
in questi chilometri penso di non aver superato gli 8000 giri. Il motore penso che non lo sfrutterò mai tutto. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Penso che dobbiamo seguire la strada. Mazzo, non pensavo fosse così bella sta strada. Mezzano Scotti. Parenti di Jerry? E qua vediamo già un po' di panorama sulla valle. Wow. Incredibile. Là dovrebbe essere il Monte Penice, dove ci sono le antenne. E in fondo dove c'è quell'antenna lì dovrebbe essere il monte Amnesia, dovrebbe essere il Monte Lesima, che adesso non si vede più. Qua intanto la strada si è fatta un po' più stretta. Dai, che oggi ci spariamo 300 km. Comunque il quick shifter veramente rende la guida molto molto più fluida. E poi questo tra l'altro è veramente un burro, morbidissimo, non senti neanche il clac della cambiata. Ho alzato l'anteriore, cazzo. Fermata dell'autobus qua in cima. Oh, che bella arietta. Si sta da Dio, si sta.
un'altra moto che avevo considerato, che mi piace anche molto, è l'Aprilia RSV4. Ma si chiama così, no? Si chiama Aprilia, comunque l'Aprilia Tuono, insomma, la versione V4 1100 da 175 cavalli, molto molto bella e anche molto molto cara, comunque con un pacchetto ancora più completo di questa, perché ha il blipper in scalata, quindi ti permette di scalare senza usare la frizione. A livello di sound, secondo me se la gioca con questa qui. Navigatore, mi sa che devo aumentare la luminosità del display. Non si vede un cazzo. Adesso concentriamoci un po' sulla guida, dai. Facciamo un po' di pure sound. Intanto qua è un po' umido l'asfalto. Ho paura di fare qualche dritto qua. Pulizia intanto. Tiriamoci su un po' il casco che mi è sceso di nuovo. Ma figa, ma sono in primo. Sì, non mi stupisco perché ha le marce abbastanza lunghe, soprattutto la sesta. Sta in autostrada a 130 a 4.000 giri, 4-5.000 giri. No, però a 100 stai a 4.000. Qua stiamo in seconda, che tanto riprende il motore. Tornante. Qua vado su di seconda in pratica. Qua c'è uno zig e uno zag. Guarda, mi sto veramente divertendo. Oh, fai sporco. Tanto
vediamo se sta registrando la GoPro. Sì. Wow. E siamo arrivati al passo Appenice. Wow. Incredibile. Qua cos'è? Un cannone per la neve. E facciamoci un giretto qua nel piazzale, dai. Va, che bella la pianura. Qua foto meritatissima. Foto meritatissima qua. Non cadere, ne? Cazzo. Non mi fido a lasciarla qui. Forse era meglio metterla in contropendenza. Vabbè. Ed eccoci qua sul passo Appenice. Siamo, come dei giornalisti, col microfonino in mano. E il tempo è veramente, veramente fantastico. Guardate qua, c'è ancora qualche sprazzo di neve. Degli impianti di risalita. Una macchina sta arrivando e vediamo la moto più nel dettaglio. Guardate, intanto c'ho la GoPro attaccata al casco, ancora la uso come supporto, uso il casco come supporto. Guardate che bella, guardate il cupolino aftermarket. Il proprietario precedente ci aveva montato anche sui paraleve, sia di qua dal lato frizione, anche per avere una certa simmetria della moto. È enorme, cioè è un mostro, è tutto motore questa moto, molto compatta, molto corta, ma il pezzo forte è questo qui, il terminale originale a Krapovic, un accessorio veramente caro che va a completare la bellezza della moto. Che dite? Ho fatto un buon acquisto? Io penso proprio di sì. Mi ha lasciato addirittura, perché io lo cercavo da tempo, da un sacco di tempo, cercavo il supporto della TomTom per attaccare il mio navigatore, e il proprietario gentilissimo me l'ha lasciato su, quindi veramente è stato un affare. A 8.500 euro è stato veramente un affare. E adesso che facciamo? Ci facciamo una sosta, un cafferino, facciamo una piccola pipì e poi torniamo verso casa. Posto fantastico, consigliatissimo, soprattutto in moto, ovviamente, con le strade molto tortuose e l'asfalto non malaccio, diciamo, non male. Ottima gita da fare anche in mezza giornata, perché sono arrivato in neanche due rette alla fine, sono partito relativamente presto. Va bene, con questo è tutto, vi saluto, monterò il video, spero che sia venuto bene. Come al solito avrò fatto un sacco di strafalcioni, però chi se ne frega, l'importante è divertirsi. E ci vedremo in un prossimo video. Ciao da Pipus.